Festi, sono l'incaricato per le politiche di pace della provincia di Bologna e vi porto quindi il saluto della Presidente della provincia, Beatrice Draghetti. E, come sapete, immagino questa iniziativa di oggi si colloca nell'ambito della rassegna mensile Segnale di Pace, che è ormai giunta alla sua quarta edizione e che la provincia di Bologna, insieme al tavolo provinciale per la pace, organizza appunto per l'intero mese di ottobre sul territorio della provincia. Sono tante iniziative legate a vario titolo al grande tema della pace e dei diritti. E io sono particolarmente contento di essere qui oggi perché penso che questo appuntamento di Afroscopia sia davvero una delle cose più belle, più importanti, più interessanti che sul territorio le associazioni mettono in campo per parlare di questi temi. Già l'anno scorso abbiamo avviato questa collaborazione con Amani e con tutte le altre associazioni che organizzano, che promuovono Afroscopia, e fu una grande giornata quella dell'ottobre scorso, e quindi davvero sono molto contento di essere qui anche quest'anno a salutarvi. Peraltro il tema della giornata, il tema dei migranti, così come come sarà affrontato in questa giornata con questi lavori di gruppo tematici, io credo che sia davvero uno strumento prezioso per comprendere questo fenomeno della migrazione che noi ormai viviamo anche nel nostro paese molto da vicino, e soprattutto sono certo che si tratta di uno strumento che aiuta a costruire relazioni di pace partendo dal basso, partendo dal nostro territorio. È indispensabile anche a fronte di tante spinte di tipo politico che portano a vedere e a riconoscere nello straniero qualcosa di avulso dal nostro contesto sociale. Ecco, credo che invece sia necessario tenere la barra ben dritta e capire che invece il dialogo, il confronto, la comprensione reciproca tra persone che vengono da paesi diversi, che vengono da storie diverse, che hanno vissuti diversi, però sia un elemento assolutamente indispensabile per costruire il futuro del nostro paese, delle nostre città e poi alla fine anche del mondo intero. Quindi il dialogo che oggi ci sarà in questi lavori di gruppo, la possibilità di conoscersi, di incontrarsi, sono una chiave di lettura sostanzialmente indispensabile. La provincia di Bologna, nella persona della sua Presidente, Beatrice Draghetti, ha fin dall'inizio del suo mandato posto l'accento su questo elemento, cioè sul fatto che la pace è qualche cosa che si costruisce dal basso, nella quotidianità sia delle scelte amministrative che gli enti locali possono compiere, sia anche e soprattutto dei rapporti che tutti noi come singoli cittadini possiamo costruire giorno per giorno nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, di studio e dove ci troviamo a incontrare altre persone. Ripeto, questa di oggi, questa iniziativa di oggi e tutto il lavoro che le associazioni qui presenti svolgono quotidianamente sono una testimonianza preziosissima di un percorso possibile, di un percorso concreto, di un percorso di pace che guarda all'altro con fiducia, riconoscendo i suoi bisogni, le sue esigenze e nella disponibilità a scambiare esperienze, a scambiare culture, ad amalgamarci sempre di più in quello che a tutti gli effetti è la società del futuro, che non ha più distanze, non ha più frontiere, non ha più colori, ma ci vede tutti quanti coinvolti e tutti quanti desiderosi di costruire insieme un mondo in cui ci sia pace, giustizia e diritti per tutti quanti e tutte le latitudini. Quindi grazie ancora a tutti voi per questa bellissima iniziativa e poi naturalmente i ringraziamenti agli ospiti li farà chi di dovere. Io sono davvero ancora, ripeto, molto contento di essere qui e mi tratterrò il più possibile a seguire i lavori della vostra giornata. Grazie. Prendo la parola un momento per darvi il benvenuto alla terza edizione di Afroscopia.
Quest'anno, appunto, come ha detto anche Matteo, il tema sarà quello dei migranti. Prima di cominciare però con l'introduzione e con la presentazione alla giornata, avrei piacere di girare per una volta un attimino, un secondo, il punto di vista. Sovvertire l'ordine, diciamo, di una consueta e normale scaletta. Vorrei partire dai titoli di coda e dai ringraziamenti a chi ha permesso e chi ci ha regalato questa giornata, che ci auguriamo sarà di vostro gradimento. Non vorrei dunque soffermarmi eccessivamente sulle istituzioni e sulle associazioni, che sono pure tante, che hanno lavorato, condiviso e partecipato per la creazione di questo evento, ma avranno modo di presentarsi poi nei focus group, nei workshop e fra poco, appunto. Lungo questo percorso che stiamo per cominciare qui tutti assieme. Vorrei partire però dalle persone e dai singoli elementi di una rete che dal loro piccolo contributo hanno creato tutto questo, un piccolo contributo fondamentale per il tutto. Appunto, ringrazierei per il lavoro da operai e da api certosine Silvia De Facendi, Silvia Canaider, Giulia, Giovanni, Piero, Davide, Lalli, Elia, Mimmi, Lucia, Chiara, Titti, Chicco e Matteo. Per la supervisione da Milano e anche per l'aiuto economico, diciamo, Anna, Marzia e Speranza e il presidente Diamani Gianmarco Elia. Per l'aiuto e il sostegno economico e pratico, Monica Manfredi e Matteo Festi, appunto, e tutto l'ufficio pace della provincia di Bologna. Per il sudato lavoro di coordinamento, Maria, che non è presente qui oggi, ma che dal punto di vista tematico ci ha dato una grossissima mano, Chiara Zaru, che diciamo tra GVC si è mossa tra GVC e Amani, e Mirko e la sua splendida famiglia che lo sopporta. Vi chiedo di non avere timore in questa giornata, mai per nessuna ragione, di intervenire, domandare e partecipare. Siamo qui oggi per questo, per confrontare opinioni, per dialogare, per imparare e crescere tutti assieme. Noi come organizzatori, voi come pubblico ed anche gli esperti relatori, alcuni di grossissimo calibro seduti anche vicino a me, e altri che si siederanno con voi attorno a un tavolo per parlare ed ascoltarvi anche nei workshop. Chiudo ricordandovi che la giornata, se anche voi vorrete, appunto, nasce come l'inizio di un cammino che nei prossimi giorni continuerà con le pubblicazioni del materiale audio e video e di alcuni articoli sul sito di Amani, www.amaniforafrica.org, sul giornale di Amani, così come uno spazio aperto sarà offerto dalla provincia di Bologna, www.provincia.bologna.it, e tramite un'apposita rubrica dalla redazione di www.titolidicoda.org. Per consentire questo verranno distribuiti dei fogli all'interno di ogni focus group. Insomma, scrivete, consigliate, criticate e lasciate un vostro contatto. Lascio la parola a Malik che vi illustrerà, diciamo, le tappe della giornata, e a tutti voi un grazie speciale, grazie di essere qui con noi. Buon viaggio e buon divertimento. Bene, buonasera a tutti. Adesso possiamo aprire la terza edizione di Afroscopia con il convegno di approfondimento sulle tematiche socioculturali del continente africano. Bene, il convegno è strutturato in 4 workshop che affrontano tematiche importanti, che sono partire, conduce Fernando Quironde, studente universitario musicista. Il 2, integrarsi, conduce Bouchaib Kalin, segretario del MDPO e mio collega del Consiglio provinciale della Consulta dei cittadini stranieri a Politice. Il 4 conduce il dottore Raymond Dassi, giornalista del Tamburo, il membro fondatore di MDPO. Scusatemi che è saltato il 2, integrarsi, capita. Il 2, integrarsi, conduce Idris Sid,
vice segretario di MDPO. Bene, io direi che oggi è una giornata molto importante perché stiamo occupando dell'Africa, la madre dell'umanità, luogo della nostra partenza. Oggi è luogo dal cui tutti noi esseri umani siamo partiti. La realtà di oggi è la multiculturalità, perché un dato di fatto, la nostra società di oggi è basata sulla multiculturalità. La diversità è bellezza, siamo belli perché siamo diversi. Dobbiamo essere consapevoli che la nostra vita è basata sui tre tempi: ieri, oggi e domani. Ieri, dei nostri nonni e padri. Oggi, noi e i nostri fratelli. Domani, i nostri figli e nipoti. Bene, io credo che siamo molto contenti di stare qui e poi vorrei fare una domanda a Giacomo. Dov'è Giacomo? Eccoci qua. Giacomo, ti vorrei fare una domanda. Perché tu sei il responsabile dell'associazione Amani? Cosa vuoi dire? E come è nato l'afroscopia? Spiegaci un po'. L'afroscopia nasce dalla volontà, intanto dal gruppo, da un'idea del gruppo di Amani Bologna. E nasce all'inizio come una giornata appunto generale. Parliamo dell'Africa, vediamo un pochettino di che Africa c'è qui in Italia, informiamoci soprattutto, cerchiamo esperti, parliamone. Poi, dopo il primo incontro di afroscopia, nasce un percorso, ci inseriamo all'interno del tavolo provinciale della pace, dove troviamo dei validi collaboratori, ma soprattutto anche degli amici, è un luogo dove si può dialogare tra varie associazioni, forse quello che è un pochettino mancato, tante piccole, che un pochettino forse manca, cioè le piccole meteore non sono più, grazie a questo tavolo provinciale, da sole, ma possono mettersi, hanno una possibilità di mettersi in contatto, che siano associazioni di italiani, che siano associazioni di migranti, è un tavolo, diciamo, molto fervido, insomma. Nasce questo percorso e noi, il nostro obiettivo di afroscopia è stato quello di renderlo sempre più un appuntamento sempre più partecipato e sempre più di condivisione. Quest'anno il tema migranti è un tema che secondo noi è fondamentale per il futuro e per il presente di un'Italia che vuole essere competitiva, contemporanea, tanti termini si usano, economici, eccetera. Partiamo dalla base, discutiamone, parliamo, vediamo poi di arrivare alle cose grandi. Prima stiamo tutti assieme, guardiamoci negli occhi, lavoriamo assieme, fatichiamo, viviamo emozioni assieme e poi si vedrà. Grazie Giacomo, un applauso per Giacomo e la Mani che hanno dato questa possibilità di stare qui oggi per affrontare questi temi che sono molto importanti. Io direi adesso possiamo dare la parola all'onorevole Gian Leonardo Adi, deputato, giornalista e scrittore. Abbiamo un onore di averlo qui vicino, veramente. Il suo nome è già nella storia dell'Italia perché è il primo deputato di colore. Diamo la parola. Grazie. Grazie dell'invito degli amici di Afroscopia che con grande tempismo e anche senso dell'attualità, quindi capacità di leggere i segni dei tempi, hanno dedicato questa edizione di Afroscopia alla questione dei migranti. E ho preparato un po' di cose che davvero tenevo a trasmettervi questo pomeriggio,
Però ecco, vi prego di, proprio per restare ancorati con i piedi ben saldi nella nostra contemporaneità, nella nostra attualità quotidiana, tenete sullo sfondo, perché noi non facciamo mai dibattiti disincarnati, fuori dalla storia. Tenete a mente il clima politico, culturale, sociale, mass mediatico, nel quale noi stiamo svolgendo questa sessione di afroscopia dedicata ai migranti. E non possiamo non tenerne conto, perché se vogliamo davvero che, ho contato prima, siete più o meno una sessantina, se vogliamo dare un senso al fatto che dei giovani che avrebbero 10.000 altre cose da fare, 10.000 altre sollecitazioni da fare un sabato pomeriggio, se vogliamo dare un senso a tutto questo, non possiamo non inserire questo dibattito e questo approfondimento, i lavori che faremo in gruppo, all'interno di questo contesto. Ed è un contesto estremamente convulso, estremamente difficile, uno di quei periodi, uno di quei momenti dove una società, un paese, una nazione, una comunità nazionale può diventare altro da se stesso, può mutare identità, può diventare diverso. Questo è un po' il dibattito di questi giorni. E quindi ringrazio gli amici di Afroscopia, non vi racconto le peripezie per poter salvare questo appuntamento, perché una prima riflessione che vi suggerisco è questa: i migranti, appunto, uno dei titoli vostri è partire. Noi dobbiamo dimenticare di pensare l'immigrazione semplicemente come una specie di fatto sgradito che a un certo punto è accaduto all'Italia. Una sfiga così, non si sa perché è accaduto su di noi che tanti immigrati sono arrivati da noi. L'immigrazione è retorico ripeterlo, ma vale la pena dirlo, è un fenomeno globale, un fenomeno epocale. Direi che è la cifra esatta della nostra drammatica contemporaneità. È lo specchio fedele di questa globalizzazione impazzita, incapace di correggere gli squilibri tra nord e sud, incapace di correggere anche gli squilibri che si stanno verificando sempre di più all'interno dei paesi ex ricchi, tra cui l'Italia, o provvisoriamente ricchi come l'Italia. Quindi l'immigrazione è lo specchio fedele di questa globalizzazione impazzita che non riesce a correggere gli squilibri crescenti, il divario crescente tra nord e sud, ma anche all'interno dei paesi del nord, tra la fetta sempre più ristretta dei ricchi e ricchissimi. Bisognava vederli una settimana fa al Salone Nautico di Genova, per capire come c'è una fetta estremamente ridotta di persone che ha come unica preoccupazione l'allungamento di qualche centimetro della propria barca ogni anno. Accanto a questo, una grande precarizzazione della middle class, della classe media, e un crescere di quello che qualcuno chiama la fascia dei nuovi poveri. I nuovi poveri che non sono altri che quegli ex appartenenti alla classe media che fino adesso più o meno se la cavava, oggi rischia pericolosamente di, all'occasione di un evento che può essere una separazione, la perdita di un lavoro, la messa in cassa integrazione, passare dalla condizione di classe media alla condizione di nuovi poveri. Quindi specchio fedele della globalizzazione, incapace di affrontare il divario economico, ma specchio fedele anche di quello che qualcuno chiama la geopolitica del caos, ossia
il nascere, il crescere all'interno di tutti i continenti, compresa l'Europa, di micro e macro conflitti che determinano situazioni di instabilità politica, di fuga delle persone dai loro luoghi di vita e di lavoro. Quindi il numero degli sfollati, dei rifugiati nel mondo cresce. Non solo in Africa, non solo in America Latina, ma anche in Asia, in Estrema Vicino e Medio Oriente, addirittura nel cuore dell'Europa. Vedi i fatti della Georgia. Quindi attenzione quando noi guardiamo l'immigrato singolo che arriva nel nostro territorio, evitiamo di guardarlo come un albero singolo, ma dobbiamo sempre ricondurlo alla foresta dei problemi che la sua drammatica situazione soggettiva alla quale ci rimanda. Questo sesto continente, da una fortunata rubrica di nigrizia degli ultimi anni, è formato da 191 milioni di persone, 191 milioni di esseri umani, di persone come voi e noi, che solcano i mari e gli oceani per un unico motivo, non per venire a vedere le bellezze dell'arte contemporanea a Milano o di vedere nel Vaticano i prodigi di Michelangelo, semplicemente per salvaguardare il primo dei diritti umani, che è il diritto alla vita. L'immigrazione come spinta forte, ineludibile, obbligata per 191 milioni di persone per salvare la pelle, per sopravvivere, per assicurare il proprio diritto alla vita. E quindi è un problema molto grave che non possiamo liquidare così, con poche parole frettolose. E un'altra riflessione che lascio qui per noi: come può un paese che è la settima potenza industriale del mondo, settima, ottava, non si sa bene dove siamo, in quella posizione nel Mediterraneo, con quella responsabilità che c'ha come paese fondatore dell'Europa, come potete pensare che un paese che ha queste caratteristiche possa ritagliare per sé, in un panorama globale dove la migrazione è la cifra della contemporaneità, come dicevamo, può ritagliare per sé uno spazio assolutamente avulso dal fenomeno dell'immigrazione. Immigrazione zero è un sogno che ci dobbiamo dimenticare. Se qualcuno di voi lo coltiva in cuor suo, se lo deve dimenticare. È impossibile l'immigrazione zero. Per i motivi che stavo dicendo. La seconda sollecitazione che ci può fare riflettere, quindi l'albero e la foresta, la prima metafora. Attenzione, l'immigrato rimanda. Se voi vedete le etnie delle persone che arrivano a Lampedusa piuttosto che in un altro luogo, quelle etnie, la loro origine geografica è il disegno perfetto del disordine di questo mondo. Disordine economico, disordine geopolitico, geostrategico, disordine ecologico, perché c'è anche l'ecologia come uno dei fattori di espulsione. Ogni albero tagliato nell'Amazzonia, ogni lago inquinato, ogni fiume inquinato, il delta del Niger dove non si può più coltivare, quello che era il fiume più pescoso della Nigeria, la valle più fertile della Nigeria, oggi non riesce più a nutrire la sua popolazione, gli ogoni. Ebbene, per ogni litro di barile di petrolio pompato nel delta del Niger, ci sono almeno 4 nigeriani che arrivano a Lampedusa. C'è un nesso diretto e noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Allora l'idea di ritagliarsi un'isola felice senza immigrazione è un'idea davvero fuori dal mondo. La seconda, secondo flash, è: non c'è emergenza immigrazione in Italia. Lo ripeto,
tre volte, non c'è emergenza immigrazione in Italia. Né sulle cifre, noi siamo oggi, tra pochi giorni uscirà il dossier statistico sull'immigrazione della Caritas, ci attesteremo intorno al 6% di incidenza tra popolazione locale e popolazione immigrata. Quindi siamo perfettamente nella media europea e molto lontano invece dal 10% raggiunto da altri paesi europei, con delle punte ovviamente come Roma e Milano che arrivano a circa 10% di incidenza tra popolazione locale e popolazione immigrata. Se aggiungiamo a questo, come dire, l'area della cosiddetta clandestinità o dei immigrati censiti dall'Istat, possiamo forse raggiungere il 7%. E se da questo numero noi depuriamo, andiamo a togliere i nuovi europei, cioè i rumeni e i bulgari, che stricto senso non possiamo chiamare immigrati, perché sono in regime di libera circolazione all'interno dei confini comunitari, voi vi rendete conto che quantitativamente non c'è emergenza immigrazione. Questo è, bisogna nei dibattiti, nelle conversazioni, adesso nei pranzi che avete a Natale o a Pasqua con dei parenti che la pensano in un altro modo, ecco, bisogna che vi prendiate il dossier statistico dell'immigrazione e ve lo studiate, perché è fatto molto bene, perché lì dà il quadro della fotografia quantitativa del fenomeno, quantitativa e qualitativa del fenomeno. Terzo flash, non c'è alternativa all'immigrazione. Non c'è alternativa all'immigrazione. Se l'Italia vuole continuare a vivere come paese, un paese di vecchietti, la relazione, andate a leggere tutti i dati dell'INPS, tra coloro, popolazione attiva e popolazione inattiva, però che percepisce la pensione con la durata della vita, voi vi rendete conto che l'immigrazione, abbiamo bisogno dell'immigrazione come il pane, proprio per gli equilibri demografici di questo paese. Ma anche se tutte le donne italiane presenti qua dentro si mettessero a fare, non so, 4, 5, 6 figli da qui a 10, 15 anni, questo non è dubito che sia così lo scenario, non per colpa dei maschi italiani ovviamente. Se lo dovessero fare, cioè da qui proprio darsi alla pazza gioia, da qui a tra 15 anni, questo non basterebbe a colmare il divario demografico che si è venuto a determinare negli ultimi trend. Quindi abbiamo bisogno di migrazione e ne abbiamo bisogno soprattutto in economia, se vogliamo mantenere il nostro livello di produzione e anche il nostro welfare sociale. Vi rimando agli studi dell'INPS per chi vuole approfondire, vi rimando agli studi di una fonte assolutamente neutrale come può essere la Banca d'Italia, che studia queste tendenze, vi rimando alle fonti della Fondazione Ismu Cariplo di Milano e vi rimando agli studi della Fondazione Agnelli di Torino. Tutte fonti che non sono fonti di Rifondazione Comunista, quindi non sospettabili di partigianeria nei confronti degli immigrati. Quindi queste cose vanno analizzate, studiate. Anche noi che siamo favorevolmente disposti dobbiamo motivare e fondare le cose che noi andiamo dicendo e dare ragione, fondatezza alle cose che affermiamo. Quindi non c'è alternativa all'immigrazione. Immaginate, l'ho detto a un parlamentare giorni fa, immaginate un paese in cui sta arrivando, forse un giorno lo dovremo fare se continua questo clima, una giornata o anche solo una mezza giornata di sciopero degli immigrati. Tutti gli immigrati quel tal giorno, anziché andare al lavoro, rimangono a casa.
tanto per dare un saggio, un pregusto all'italiano di che mondo sarebbe, mondo produttivo, attenzione, mondo produttivo, mondo del welfare, mondo dell'assistenza ai bambini, eccetera, eccetera, senza gli immigrati. Quindi non c'è un'alternativa agli immigrati. Però, secondo me, se continua questo clima, arriveremo a questo sciopero degli immigrati. Negli Stati Uniti l'hanno già fatto alcuni mesi fa, con degli effetti devastanti nei trasporti pubblici, eccetera, eccetera. Per un segnale che fino adesso io ho sempre frenato, no? Ai più scalmanati tra di noi, però se continua questo clima dovremo andare a questa prova, la giornata intera senza immigrati. Vedremo quante carrozzelle andranno nei giardini, quanti bambini torneranno dal dopo scuola e non troveranno la mamma, eccetera, eccetera. Quindi non c'è alternativa all'immigrazione. Allora dobbiamo quindi, se è un fenomeno epocale, se non c'è emergenza immigrata nelle cifre, se non c'è alternativa all'immigrazione, non ci rimane che una possibilità, è di governare il problema, la questione dell'immigrazione. Lo dobbiamo governare a monte, facendo cooperazione. Era singolare l'altra volta in Parlamento una mozione della Lega che accanto al permesso di soggiorno, appunti, eccetera, eccetera, diceva aiutiamoli a casa loro. No? Vecchia canzone. Aiutiamoli a casa loro significa cooperazione. Io sono il primo a sottoscrivere a questa cosa qua, figuriamoci. Peccato però che il nostro paese si sta presentando al G8, avremo la presidenza del G8 a partire da gennaio, ma ci presentiamo a questo appuntamento con tutti gli indicatori del nostro paese al rosso per quanto riguarda il contributo all'aiuto pubblico e allo sviluppo, per quanto riguarda il fondo sull'AIDS, sbandierato nel 2000 a Genova da un miliardario che tutti noi conosciamo, eccetera, eccetera. Cioè tutto quello che noi dovevamo fare per aiutarli a casa nostra non l'abbiamo fatto. Però la cooperazione, secondo me, è una leva importante che noi dobbiamo attivare a monte per governare il fenomeno dell'immigrazione. E a valle, una volta che non siamo riusciti a fermare questo fiume impetuoso, questa ondata di persone che fuggono dalla miseria e dalla fame, se non siamo riusciti a fermarli, l'altra leva, a monte c'è la cooperazione, a valle non vedo altro che l'integrazione. A proposito di integrazione, mi fermo tra un po' perché alle 16 c'è il workshop, però abbiamo iniziato tardi, quindi non c'è problema. Rubo un po' di minuti, davvero sarò molto telegrafico, poi se volete possiamo proseguire dopo. Non mi piace la parola integrazione e dobbiamo cominciare a immaginare parole diverse, perché integrazione nella bocca di alcuni vuole sempre dire un soggetto passivo e un soggetto attivo. Almeno noi che cerchiamo di accostarci in un certo modo a questi problemi, noi dobbiamo sempre, sempre essere attenti a conferire soggettività, protagonismo all'immigrato. Non dobbiamo mai considerarlo sempre come soggetto passivo o come un soggetto o come un oggetto destinatario del nostro aiuto o del nostro sguardo compassionevole, che è la cosa ancora peggiore dell'aiuto. Conferire soggettività all'altro, dargli protagonismo, farlo emergere. E allora integrazione comincia, se intesa come un soggetto passivo, un soggetto negativo, comincia a essere un po' una parola ristretta. Io suggerisco la parola interazione, anche se da romanista già la parola inter mi urta, però interazione davvero indica due polarità, due soggettività, ciascuno riconosciuto nel suo valore intrinseco, che, come dire, creano uno spazio del noi. L'interazione almeno mi dà questa sensazione. E dobbiamo riuscire per fare integrazione, però dobbiamo riuscire a sgomberare il campo da due cose. Primo, nella comunicazione.
quanto è importante quando si parla di migranti la comunicazione. Perché? Perché la comunicazione è l'ambito della rappresentazione di sé e degli altri. Ora, noi rispetto agli immigrati abbiamo un sapere sedimentato da secoli. Cioè noi, ciascuno di noi è portatore inconsapevole di ciò che la sua cultura ha sedimentato nei secoli sull'altro, sull'arabo, sull'africano, addirittura sul tedesco, no? Noi abbiamo un presapere rispetto agli altri, un presapere, che è la sedimentazione nel corso dei secoli degli stereotipi, dei cliché che abbiamo ricevuto. E quindi nella comunicazione dell'altro è facile che venga più questo inconsapevole che abbiamo dentro più che le elaborazioni razionali che noi abbiamo fatto. E quindi tendiamo sempre a rappresentare l'altro in un certo modo. L'ambito della rappresentazione di sé e degli altri. Quindi il dovere, abbiamo quindi l'urgenza di decodificare quel presapere sull'altro che noi abbiamo, sull'arabo, sul musulmano, sull'africano. Chi è interessato a questo vada a leggere Edward Said, L'Orientalismo. E chi è interessato invece a capire le proiezioni che gli altri hanno degli europei, degli occidentali, può andare a leggere il libro di Ian Buruma, Occidentalismo. Quindi nel nostro incontro tra immigrati italiani c'è proprio un presapere che noi dobbiamo decodificare. E per poterlo, perché decodificarlo? Per ricodificare rappresentazioni diverse, più aperte, più, come dire, consone a quello che noi facciamo. Quindi un'ecologia del linguaggio che è necessaria. Dobbiamo riuscire a cambiare la parola sull'altro che noi abbiamo. Era indicativo l'altro ieri, giovedì, in 35 minuti di discorso il ministro Maroni ha avuto difficoltà a chiamare la donna somala, che poi italiana, la nostra cittadina, e chiamarla con il nostro nome. Dice, la donna somala. Ora si tratta di una cittadina italiana, ma agli occhi del ministro Maroni è la donna somala. Quindi c'è un'alterità, come dire, quasi irreduttibile, inalienabile, che mette distanza tra il ministro Maroni e la donna somala. Quindi c'è un'ecologia del linguaggio, dobbiamo cambiare, la necessità di cambiare la nostra parola sull'altro, decodificare e ricodificare. Anche nel nostro ambiente del volontariato, il linguaggio lascia desiderare quando parliamo degli altri. Il linguaggio lascia desiderare. Abbiamo bisogno di un'ecologia del linguaggio, di una freschezza, di un ossigeno delle parole e delle rappresentazioni degli altri. E poi, sempre rimanendo nella comunicazione, noi rischiamo e abbiamo rischiato negli ultimi tempi e stiamo rischiando quello che i sociologi chiamano la costruzione sociale del nemico. E in tempi di crisi è ancora più forte questa costruzione sociale del nemico. In Italia va in onda da almeno 91 con l'arrivo degli albanesi sulle spiagge, sulle coste della Puglia. La sindrome dell'invasione e poi dopo la caduta delle Torri Gemelle, l'altro in quanto musulmano che minaccia la mia identità. E oggi col paradigma della sicurezza, l'altro come colui che nuoce alla mia sicurezza, alla qualità della vita del mio quartiere. C'è una costruzione sociale del nemico che spiega un po' così gli eventi di razzismo e di intolleranza di questi giorni. Ed è una ricostruzione sociale del nemico che è stata non una spontanea nascita, è stata una fecondazione assistita e fortemente assistita da alcune forze politiche, da alcuni giornali, da alcuni siti e così via dicendo. Pensate solo alle parole di Gentilini, il 14 settembre, all'occasione della cerimonia dell'Ampolla sul Po,
che ha inveito contro altri concittadini che hanno l'unico torto di avere una religione diversa della nostra. Con l'applauso del Ministro dell'Interno, del Ministro delle Riforme, del Ministro delle Innovazioni, con tutti i giornali che non hanno avuto niente da ridire se non riportare freddamente ciò che Gentilini aveva detto. Quando parlo della forza del linguaggio e della parola. E quindi per integrare noi dobbiamo quindi fare una scelta di campo. Oggi tutti noi che siamo qui siamo chiamati a una scelta di campo. O farsi abbagliare dalla paura, perché c'è una paura che serpeggia, e su questa paura c'è un'imprenditoria politica che sta lucrando, quindi siamo chiamati a fare una scelta di campo. Ma la dobbiamo fare nella concretezza delle formiche, non solo all'occasione di incontri come questo, dove è facile anche volersi bene, dire parole giuste, eccetera, eccetera, ma nel vissuto quotidiano di ciascuno di noi, la concretezza delle formiche, che fanno piccole cose, però alla fine hanno un senso, un significato. Dobbiamo quindi riuscire a calare la nostra azione come gruppo, come individuo, come associazione, dal paradigma della sicurezza al paradigma dell'inclusione. Perché l'inclusione paga anche in termini di sicurezza. The fair city is a just city. Una città sicura è una città giusta. Una città che lascia sui marciapiedi dell'inclusione sociale migliaia e migliaia di persone non è una città che può essere sicura, anche con un militare a ogni strada. Non può essere sicura quella città. Quindi il passaggio dal paradigma della sicurezza all'inclusione. Vi rubo solo altri 5 minuti per concludere. 3 indicazioni. L'elemento culturale. Quanto è importante l'elemento culturale? Per tutto quello che abbiamo detto, conoscere il fenomeno dell'immigrazione, conoscere i meccanismi della globalizzazione che rende possibile che delle persone, 191 milioni di persone lasciano le loro case per andare altrove, per decodificare quello che è il previssuto che noi abbiamo sedimentato sugli altri, eccetera, eccetera. La centralità della cultura. E qui non bisogna pensare che la cultura è ciò che passa alla RAI. In RAI non c'è più cultura, nemmeno più in Mediaset, no, non c'è più cultura. Ce la dobbiamo inventare, dobbiamo trovarla altrove. Quindi davvero a mo' di flash, 3 indicazioni metodologiche secondo me. Noi dobbiamo riuscire a uscire dalla contrapposizione diversità-uguaglianza. Noi non dobbiamo contrapporre queste due cose. La diversità è una ricchezza, certamente. E noi non dobbiamo dire siamo tutti uguali, non è vero che siamo tutti uguali. Noi dobbiamo riconoscere la diversità. Così come in natura esiste la biodiversità, anche nelle relazioni culturali c'è la diversità culturale. Ma una volta affermata la diversità culturale, subito dopo, il minuto successivo, il secondo successivo, noi dobbiamo affermare l'etica della somiglianza, l'etica del simile, perché senza l'etica del simile la diversità diventa guerra. Ma se affermiamo anche un solco comune dove nasce la diversità, è vero che i rami sono diversi, ma la radice è unica, e quella radice è la comune appartenenza al genere umano, come diceva Einstein. La razza umana non esiste, le razze non esistono, esiste una sola razza, la razza umana, come lo stanno provando tutti i genetisti più affermati, più ascoltati. È anche improprio quindi parlare oggi di razzismo, addirittura si parla di razzismo contro i zingari, che sono un ceppo etnico indo-europeo, quindi più europei di loro si muore. Come si fa a essere razzista contro gli indo-europei, che sono poi il ceppo? L'uomo nasce in Africa, non viene direttamente in Europa, fa un giro attraverso l'Asia, l'Asia centrale, e viene in Europa. Questa è stata l'avventura della nostra specie umana.
E sembra che lì l'etnia rom e rom sint appartengono a uno dei ceppi più originari dell'indo-europeo. Come si fa a essere razzista contro se stesso? Quindi c'è qualcosa, un inquinamento del linguaggio, ecco perché l'importanza dell'ecologia del linguaggio. Quindi usciamo dalla contrapposizione tra diversità e uguaglianza, affermando la comune appartenenza all'umanità, sul quale poi si costruiscono le diversità, altrimenti le diversità diventano difficili da ricondurre a un dialogo se non c'è un ceppo comune. Per gli europei, uscire velocemente dall'etnocentrismo culturale, ce qu'on appelle en français le nombrilisme culturel. Le nombril è, come si chiama? L'ombelico. Le nombrilisme culturel. Non siamo l'ombelico del mondo, semmai lo siamo stati. Andatevi a rileggere Serge Latouche, l'occidentalizzazione del mondo, eccetera, eccetera. Ci sono dei meccanismi di costruzione di questo etnocentrismo culturale, la missione civilizzatrice. The Burden of the White Man di Rudyard Kipling, il fardello dell'uomo bianco, portare la civiltà, la cultura agli altri. Uscire dalla staticità culturale, molto importante, l'identità non è mai statica, non è mai un punto dato una volta per tutto. Nella filosofia scolastica si diceva la natura è ciò che è data, la cultura è ciò che è costruita. Non è nemmeno vero questo, perché la natura stessa ha un suo dinamismo, come ce lo insegna Einstein, però veniva fotografata in questo modo. La cultura quindi è un processo e bisogna sempre diffidare di quelle culture e di quelle persone che si chiudono autarchicamente e rifiutano pervicacemente la novità dell'innesto. La novità dell'innesto fa parte del processo culturale. Ogni popolo che decide di vivere della sola preservazione di sé è destinato a morire. Quindi non basta quell'ampolla, no? Ridicola, eccetera, eccetera. E infine, la grande sfida che ci tocca, il grande sogno, ecco. Non abbiamo paura della parola sogno, non dobbiamo avere paura della parola utopia, soprattutto voi che avete 20 anni. Ritirare tutte, tirate fuori tutte le risorse del sogno e dell'utopia. La nostra meta di tutti noi, e chiudo con questo veramente, è la fatica di farsi uguali nella differenza, differenza culturale, differenza religiosa, ma uguali nei diritti, quei diritti che sono inalienabili, perché appartengono alla persona in quanto persona, e non solo la gentile concessione del paese ospitante verso chi arriva, ma è un riconoscimento di ciò che già c'è nella persona, diritti connaturati. Quei diritti gli appartengono anche se ha un passaporto diverso, anche se ha un colore della pelle diverso, anche se appartiene a una religione diversa. Se ha un senso quindi il nostro essere qua questo pomeriggio, se ha un senso il mio 3 ore andata, 3 ore ritorno per stare qua con gli amici di Afroscopia, è quello di dare un senso reale, concreto nella quotidianità alla fatica di farsi uguali nella differenza. Grazie. Grazie, grazie mille. Credo che veramente, quando siamo qui oggi abbiamo da fare, abbiamo da pensare, abbiamo da lavorare, soprattutto lavorare sulla paura di altri, cercare di stare più insieme, costruire un mondo bello, il mondo è bellissimo, dobbiamo viverlo così come dice lui, cercare di stare insieme in un mondo che rispettano a tutti, rispetto a tutti. Di non avere paura dell'altro. Sono molto contento di tornare a Afroscopia quest'anno. Devo dire che mi sto innamorando del concetto. L'anno scorso ero in mezzo a un caos assoluto in quanto rappresentante degli stranieri, per cui non avevo preso il tempo di godermi il nostro incontro. Quindi anche io sono molto contento e ringrazio chi ha pensato di invitarmi di nuovo quest'anno,
chi verrà al workshop dopo potremo divertirci, perché per me si tratta di un divertimento. Io non so fino a che punto riuscite a valutare l'importanza della persona che ci ha appena parlato, Jean Leonard. Probabilmente anche lui non sa che per anni è stato per me personalmente un ispiratore, soprattutto perché quando l'ho sentito parlare anche dei padri fondatori e dell'insieme dei pensatori che hanno teorizzato l'Africa da sempre e che in Occidente non sono assolutamente conosciuti, mi ero meravigliato, perché tantissimi altri africani che ho incontrato in giro non sapevano molto della loro storia. Anche questa è un'eredità presa dall'Occidente, dove tantissime persone più grandi di noi che hanno fatto la scuola nei nostri paesi è stata insegnata tutt'altro che la storia del nostro continente. Io così volevo cogliere l'occasione per fare questa domanda a Jean Leonard: come possono i giovani italiani d'origine e i giovani italiani d'origine straniera, cioè noi che abbiamo a cuore, volendo o nolendo, questo paese, come possiamo costruire dei meccanismi cooperativi? So che Afroscopia in qualche modo è già molto operativo, però come si può arrivare a moltiplicare e a democraticizzare azioni di questo tipo tale per cui diventa come normale e non eccezionale che gli immigrati e gli italiani sono in realtà uniti in un destino e per questo devono lavorare insieme senza nemmeno aver bisogno di focalizzare la ragione per cui la devono fare? Quali sono i meccanismi da mettere in campo politicamente, economicamente e soprattutto dal basso? Grazie. Io sono originario della Repubblica Democratica del Congo e sono immigrato qui in Italia da più di 15 anni e faccio anche il presidente della comunità congolese in Emilia Romagna. È la prima volta che vengo qui, comunque non posso prendere tantissimi tempi, diciamo, perché il tempo è stretto, ho già capito tutto. La cosa che mi insegna oggi, sono davanti a mio fratello che è onorevole, mio fratello Jean Toadi, ha parlato una cosa che io lo chiederei solo, praticamente faccio una domanda, ho già capito tutto, è tutto costruttivo quello che ha parlato riguardante la società che viviamo adesso, no? Perché anche noi ci sentiamo veramente minacciati, tutte queste che accade in questi momenti. La cosa che posso chiedere a mio fratello, onorevole Toadi, è una sola. Noi che subiamo tutti i giorni come immigrati, di questo spinto che ci fa non solamente i cittadini italiani, adesso è più anche grave perché è a livello delle istituzioni. Come ci dobbiamo comportare noi, essendo immigrati, e cosa può essere una risposta nostra ai ragazzi italiani che non c'entrano assolutamente niente di tutto questo spinto che fa, lo sappiamo tutti, parte dalla politica e lì dove c'è tutto questa locomotiva che tira l'aria, che va verso lo spinto proprio dell'accettazione della cultura altri, se posso dire una parola. La domanda è quella, non so se mi sono fatto capire bene. Grazie. Inizio da questa ultima domanda che viene dal Congo. Mbote na yomo konzi, natondi yobo tondi. Noi che subiamo, ha detto una cosa, noi che subiamo, è importante questa frase, questa sottolineatura. Raccontavo agli amici di Amani che una settimana fa io che sono in Italia da l'anno prossimo 30 anni,
parlamentare della Repubblica. Ho assistito a una scena alla quale non avrei mai, mai voluto assistere in vita mia. L'ho visto nei film, l'ho letto nei libri. Non pensavo che nell'Italia di oggi ci fossero delle situazioni simili a quelle dell'Arizona, del Mississippi, degli anni venti. Chi ha visto Anno Zero ha potuto anche forse rendersene conto, ma forse è passato così. Io, nero, in mezzo a un gruppo di altri neri che per sfortuna per loro vivono a Castel Volturno, abbiamo visto passare 3 autobus pubblici che non si sono fermati, perché a Castel Volturno, se ad aspettare gli autobus sono solo neri, l'autobus non si ferma. Nell'Italia del 2008, una settimana fa. Quindi non fa differenza se uno è deputato, se uno... Davanti al nero l'autobus pubblico non si ferma. Un'esperienza che non auguro a nessuno di fare nel proprio paese. E l'ho fatta apposta di andare lì in incognita, perché io avrei potuto chiamare il prefetto di Caserta, avrei potuto chiamare chiunque, qualificandomi, mi avrebbero dato tutta l'assistenza possibile e immaginabile. Sono voluto andare lì come essere umano e, se mi permettete, anche come africano, per rendermi conto di che cosa... L'unica segnalazione che ho fatto era ai comboniani di Castel Volturno che lì fanno un lavoro straordinario. E c'è un giovane comboniano appena arrivato 20 giorni fa che mi ha detto: io vengo da Soweto in Sudafrica, non pensavo che nel mio paese ci fossero situazioni di questo tipo, nell'Italia di oggi. E allora, quando si dice la sicurezza è minacciata dagli immigrati, anche questo, siamo l'unico paese in Occidente che ha 4 regioni del paese interamente in mano alla mia vita, uno Stato nello Stato. Qual è la priorità della sicurezza di questo paese? I piccoli nomadi che fanno piccoli scippi? Oppure questo grande cancro dentro il tessuto sociale, economico, giudiziario del nostro paese? Questa è la mia esperienza. Mi piacerebbe... Io ho 4 figli nati in Italia da mamma italiana. E auguro loro di non conoscere mai, mai quello che io ho sperimentato a Villa Literno, a Castel Volturno. Dicevi tu, noi che subiamo, ebbene questo, è proprio questo il problema, non dobbiamo e non possiamo subire. E non so se ricordi una canzone famosa che si cantava e si ballava a Kinshasa e Brazzaville alcuni anni fa. Era una canzone di Pepe Calè, Toko Kendete, Toko Lalawa. Dobbiamo fare, capire e dire che qui ci siamo e qui restiamo. Non mi piace l'aria che tira tra gli immigrati. Un sondaggio ha rivelato che il 78% ha detto se potessero in questo momento lascerebbero l'Italia, andrebbero in Canada, eccetera, eccetera. Questa è una vittoria che siamo... come dire, concedendo a coloro appunto che vogliono questo paese senza l'innesto della novità. Qui siamo, qui abbiamo piantato le tende e qui resteremo. Ma per poterci restare dobbiamo organizzarci. Dobbiamo organizzarci, dobbiamo avere forza politica. Dobbiamo avere forza politica, dobbiamo contare. E questo lo possono fare, ovviamente non si può chiedere ai ragazzi di Castel Volturno o agli ambulanti abusivi di avere anche il tempo di organizzarsi politicamente. Sono alle prese con la sopravvivenza quotidiana. Questa è la grande sfida che io lancio
ad Amani, a Manitese, al Foxy, al Cipsi, direi quasi una parolaccia, al limite non andate più in Africa, ma lavorate in Italia. Caspita, volevo dire un'altra parola. È facile amare l'Africa, così, come idea poetica, accolti bene con le Jeep, con le Toyota, con la gratificazione del grazie dei villaggi. È più difficile andare a Castel Volturno, più difficile lavorare negli immigrati che stanno a Tor Bella Monaca a Roma. La grande sfida del volontariato oggi è continuare, certamente non sono pazzo nel dire non andate, ci mancherebbe, ma sicuramente siamo chiamati a testimoniare la nostra capacità di interessarci non all'Africa ma agli africani in carne ed ossa che si sono trasportati nei nostri confini. È una sfida incredibile, cioè siamo in grado di affrontare questa cosa, siamo attrezzati. Il volontariato che oggi è in crisi trova qui una nuova frontiera forse. E noi dobbiamo invece organizzarci, lasciare la cultura della frammentazione, i camerunesi, i senegalesi, eccetera, eccetera. È il momento di trovare una dimensione panafricana molto forte intorno ai diritti, non appiattire chissà che cosa, diritti. E dobbiamo rifare il lavoro che hanno fatto i Martin Luther King, i Malcolm X, purtroppo è così, la storia non insegna nulla, dobbiamo riprendere da dove loro hanno lasciato. Paradossalmente ciò che per l'America rischia di essere un punto d'arrivo del sogno di Martin Luther King se Obama dovesse vincere, per noi diventa un punto di partenza in Italia. Potevamo risparmiarcelo se la storia avesse insegnato qualcosa agli italiani. Purtroppo non è così. E noi dobbiamo ripartire da dove Martin Luther King e Malcolm X hanno finito e esprimere anche un nostro sogno italiano, insieme agli amici che stanno accanto a noi, che ci aiutano. Però è una grande sfida questa, Gianmarco, per il movimento della cooperazione che lavora in Africa. La capacità poi di confrontarsi con gli africani in carne ed ossa è più difficile, è meno, come dire, romantico, fa meno caldo al cuore. Però è, sull'organizzazione, ecco, Dassi è più informata da me, però una rete, io sento in questo momento una grande rete degli africani. Per questo sono andato a Castel Volturno, perché lì alla fine non si è né nigeriani né senegalesi, lì sei nero e basta, l'autobus passa, non si ferma. Infine, da sì, dicevi giustamente i ragazzi italiani che non c'entrano niente, certo che non c'entrano niente, però attenzione, non c'entrano niente fino a un certo punto. Sono stato assessore al Comune di Roma per un po' di tempo, assessore ai vigili. Beh, ogni anno io impiegavo 400-500 vigili intorno a Cinecittà per regolare il traffico per la selezione del Grande Fratello, e questo sta avvenendo in questi giorni, cioè, finché saranno assoggettati ai mesi di distrazione di massa e non affronteranno quelli che sono le problematiche dell'oggi, del loro futuro, ossia come trovare le strade per convivere con i loro compagni, e non basta un Balotelli all'Inter per cambiare le cose. E quindi i meccanismi da mettere in campo, da sì, mi chiedevi, tu hai la chiave di questo. Hai trovato nell'informazione una delle chiavi, l'informazione gestita dai immigrati, dalle piccole radio, dai piccoli giornali, il protagonismo anche politico degli immigrati a fianco dei partiti, se hanno la lungimiranza di aprire, oppure fuori o contro di loro, perché no, se non capiscono. Però sicuramente, insomma, non ti posso insegnare niente su questa strada. Grazie. Grazie mille ancora.
Abbiamo un paio di interventi, mi aveva fatto un cenno il presidente di Amani Gianmarco Lia, che era stato tirato in causa. Aiutateci anche voi africani che avete molto presenza nel mondo, perché ad esempio una presa di posizione è stata a volte in Lampedusa, non è stato semplice arrivarci, quello di presente con noi, è stato un percorso faticosissimo per la giornata, anche se poi molto bello. Sì, sì. Però ad esempio gli africani che hanno, secondo me in Italia anche da molti anni hanno perso un'opportunità, cioè potevano venire con i loro mezzi, non mezzi di fortuna, non attraversando con la speranza il Mediterraneo, spesso senza mai arrivare nel porto, e venire al porto di Lampedusa con un gesto che credo sia fondamentale oggi, che è un gesto simbolico, sì. E ce ne due e pochissimi altri. Allora, e il bravo sacerdote. Il sacerdote che però era lì, diciamo, per quasi costretto, diciamo, dalla sua scelta e dal suo ordine, però credo che sia un'occasione. Tra un anno probabilmente ritorneremo a Lampedusa a celebrare il primo compleanno della porta. Allora la domanda è per noi italiani, cosa certo. facciamo? E la domanda è per voi africani nelle comunità in Italia radicate da tanto tempo. Prendete un treno e venite fino a Lampedusa dalla direzione opposta, e magari con una scelta spontanea, non forzata, e una partecipazione numerosa, e ci aiutate a lanciare un messaggio un po' più forte. Abbiamo avuto fortuna con i media, la porta è sembrato a qualcuno un simbolo che spaventa, come la vice sindaco Maraventano, che pochi giorni dopo ci ha messo una finestra vicino, però molti altri è anche una cosa buona. Sono mancati gli africani da quel punto di vista lì, quindi sì. Grazie per la sollecitazione, volevo grazie. Mandarvene un'altra e aspettarvi il 28 giugno dell'anno prossimo. Dateci una mano per le comunità africane che sono in Italia da molto tempo. Grazie. Abbiamo un'altra domanda. Volevo fare una domanda a Gian Leonardo e a Raimond, ringraziando di cuore per quello che fate e che dite, il vostro modo di essere presenti qua in Italia. E però credo che sia un passaggio obbligato. Io sono sempre stato un po' diffidente alle azioni politiche e l'impegno sociale settoriale. Quindi condividendo al 100% quello che dite, mi spaventa però anche un partito, un movimento di africani, così come mi spaventa un partito, un movimento di arabi. Siamo uomini, facciamo parte del genere umano tutti quanti, stiamo insieme negli ambienti, nei movimenti, nelle istanze che ci sono già, e portiamo avanti il diritto e la giustizia insieme. Grazie. Sì, sì. Sarò molto veloce. Io sono appassionato di politica estera. Poi mi piace, l'ho studiato con grande entusiasmo. E quindi avrei voluto, come giornalista Rai, occuparmi d'altro. Occuparmi di Afghanistan, occuparmi di Bosnia, come sono stato in Bosnia, come giornalista Rai. È arrivato un momento in cui, dovendo aprire la Rai, un programma sull'immigrazione, in televisione, fatta da due personalità italiane molto brave, a un certo punto il direttore mi ha detto: questo programma non va bene. Ho detto: beh, anch'io me ne sono accorto che non va bene. E pur essendo io convinto che l'integrazione arriva laddove l'immigrato non fa più cose sociali sugli immigrati, ma fa il medico, fa l'ingegnere, mi sono assunto la responsabilità di essere l'autore e il conduttore di questo programma per 8 anni, per me facendo una supplenza, perché nessuno veramente di quella redazione aveva gli approcci, il linguaggio, la giusta sensibilità per poterlo fare. E c'è stata la parentesi del Comune di Roma, dove ho fatto tutt'altro, non mi sono occupato di immigrazione se non come immigrato, ho fatto politiche giovanili, mi sono occupato dell'università, mi sono occupato di vigili, 7.000 vigili a Roma. Adesso mi sta ricapitando in Parlamento,
mi sono detto, io non sono il parlamentare degli immigrati e degli africani, mi sono messo alla Commissione Politiche dell'Unione Europea, dove si parla di tutto, della chimica, della plastica, eccetera, eccetera. In questo momento sento che devo di nuovo specializzarmi in questi temi. Giovedì ho chiesto al mio gruppo parlamentare se per favore mi davano la possibilità di essere io a rispondere a Maroni, che era venuto a raccontarci delle maronate, no? Sarebbe stato più significativo che a farlo fosse stato un deputato non di origine immigrata, ma di fronte a quello che si sarebbe detto, che immaginavo che un collega diverso da me avrebbe detto, ho detto lo faccio io. Quindi spesso e quindi non vedo in questo momento una partito, un movimento che va nella direzione da noi auspicata. Siccome per noi è una questione di sopravvivenza, quello che ho visto a Castelvolturno mi ha ancora di più convinto che per noi è una questione di sopravvivenza. Non possiamo aspettare, iniziamo. Se qualcuno invece dice, giustamente, io sono d'accordo, non mi piace anche quando i musulmani volevano fare un loro partito, eccetera, eccetera. Però noi ci dobbiamo muovere, altrimenti moriamo. Il fatto che un autobus non si ferma perché ci sono solo gli africani, a me mi spinge a questo. Poi chi ci vuole raggiungere, ci raggiunga. Io da diversi anni che vivo in Italia e che ho avuto da collaborare con tanti italiani su argomenti importanti che riguardano gli immigrati, posso dire questo, che a difendere, tra virgolette, a portare avanti le nostre petizioni, a volte vedo che un italiano con tutta la buona volontà del mondo, probabilmente perché gli mancano gli elementi di contestualizzazione per meglio capire, a volte lascia dei buchi dentro i quali gli altri si infilano tranquillamente. E penso che è quello che ha intravisto anche Jean Leonard quando chiede di essere lui a rispondere a Maroni. E vi posso assicurare che tantissime volte quando Maroni o gli altri illustri ministri della Repubblica parlano in televisione, anche di fronte a gente che lavora e lotta sulla questione dell'immigrazione da anni e stanno tranquilli, vi posso assicurare che tantissimi immigrati a casa bestemmiano all'infinito, perché dice come mai questo qua sta a guardare e non gli dice 1, 2, 3, 4, che sarebbe veramente da dire. Questo sul piano concreto ci ha portato anche qui a Bologna, e la riflessione che tu hai lanciato secondo me è un'ottima riflessione. Io per 2 anni sono stato presidente del Forum Metropolitano, che è una federazione di immigrati esclusiva, e anche in quel contesto devo dire che a volte anche le vedute, non essendo complessive, tantissime persone, non avendo imparato l'Italia dalla A alla Z, perché bisogna imparare l'Italia per poterla conoscere, a volte anche l'impostazione del discorso da parte nostra può essere completamente fuorviante. Quindi la necessità di un equilibrismo continuo e assoluto, e che ti stanca e che ti ammazza sostanzialmente, è tale per cui non sarebbe neanche auspicabile fare dei movimenti separati. Però, ripeto, noi abbiamo come evoluzione del pensiero, fino a un certo punto, pensato a un movimento politico che non è più una connotazione di associazionismo, e quindi non va a procacciare, non so, bandi comunali per sopravvivere, e allora diventa un'associazione come tutte le altre, che secondo me fino a un certo punto è solo una iniziativa economica velata, che però non può funzionare. Abbiamo pensato a un movimento politico che fosse aperto a una partecipazione massiccia di italiani e di stranieri, cercando in tutti i modi di mantenere l'equilibrio, dove a discutere dell'inserimento sociale degli stranieri debbano essere tutti quelli che aderiscono a questo, ma che discutano a viso scoperto. E io condivido sto pugno che Jean Leonard ha chiuso, e avevo sperato che lo picchiasse sul tavolo, e penso che prima o poi lo farà. Cioè,
Martin Luther King o non so qual'altro, Malcolm X, hanno lottato in un contesto che anche io, quando studiavo la storia dell'Europa, pensavo fosse superato. Quando sono sbarcato dall'aereo, intanto ho imparato di essere uomo di colore, cosa che io non sapevo, anche se avevo visto nei film latinoamericani in cui i neri venivano chiamati uomo di colore, dicevo, boh, sarà una specie di tucular senegalese. Però ho imparato che lo sono anch'io, ovviamente. E capisco che noi, per centrare i nostri obiettivi, non possiamo aspettare nessuno. Per cui, con questo cerco di chiudere, se i movimenti e le associazioni e i partiti già esistenti sono capaci di interpretare quelle che sono le nostre petizioni, ben venga. Ma se non lo sono, penso che saremo costretti anche a fare. Perché no, un movimento contro. E su questo io sono... Mia moglie era seduta lì, è uscita, quindi posso parlare. Sono pronto a darci la testa, capito? Nel senso che non si può scherzare con quello. Perché tolgono a te, io che capisco di più, magari ce la faccio a bloccare che non me la tolgano. Però quando vanno a toccare questioni di conti correnti o meccanismi di altre cose che io non capisco, sicuramente tolgono anche a me. Quindi se dobbiamo, e su questo se si fa un discorso serio, ogni italiano medio o quello che è, quella fascia che descriveva Jean Leonard con tanta efficacia, ogni italiano non è altro che straniero. Cioè, io quando ho studiato all'Università di Bologna, un sacco di ragazzi che vengono dal sud e che hanno studiato con me, qualche volta mi sono sentito persino fortunato a essere straniero. Perché loro erano fortemente penalizzati dai genitori che, non so quanti soldi abbiano, spero tanti per loro, però non credo, che devono pagare l'affitto per un posto letto a 450 euro a Bologna e che si dovevano dare da fare anche loro come me per fare qualche assistenza per pagare la scuola e che comunque bisogna studiare per dare l'esame, perché altrimenti... Cioè, voglio dire, in quell'ambiente mi sono trovato a crescere con una serie di ragazzi che erano più o meno parificati a me. Allora, il discorso di dire che io sono straniero e lui è italiano e quindi si deve sentire beato, secondo me è un leurre, non so, è una falsità. Un'illusione, sì. Finché i giovani, e su questo sottoscrivo Leonà e mi fermo, finché i giovani italiani credono in qualche modo a quel discorso e si sentono beati, capaci di tenere mano nella mano, perché tanto il problema riguarda gli altri, siamo tutti fregati. Scusate. Oggi come oggi non è più problema degli italiani, dei stranieri, africani. Ognuno di noi deve dare qualcosa e fare qualcosa, perché il mondo è arrivato a quel punto lì. Non è colpa di nessuno, colpa di tutti. Cerchiamo di cambiarsi, fare qualcosa di positivo per fare andare avanti il mondo. Qui noi andiamo sul workshop. Ritorniamo per ripetere proprio, sono 4 workshop. Uno, partire. Conduci Fernando Chironda, studente universitario, musicista. È lì. A cura l'associazione Acabas, per cui io sono il presidente. Faccio pubblicità per me. Conflitto di interesse. L'ennesimo conflitto di interesse. Ok. Io qui non voglio tornare a dire integrarsi con le... L'onorevole aveva spiegato. Interazioni. Conduci Said e vice segretario di AMEDIPIO. Lavorare, Bouchaib Khalid, segretario MDPO, e mio collega, lo ripeto ancora, perché si tiene molto, del Consiglio Provinciale della Consulta delle Immigrazioni. Quattro, Raymond Dassi, il dottore, come ha detto lui, è un grande persona, un grande uomo, abbiamo lottato tantissimo insieme quando lui è stato il presidente del forum, è una cosa che sono i fatti, non solo le parole.
per cui lui condisce il modo di comunicare, anche il giornalista, il direttore del tamburo. Grazie ancora a Mani che mi ha dato questa possibilità di stare qui, perché dobbiamo uscire ancora sulle barriere, le divisioni che hanno messo tra di noi, che facciamo fatica a tirarla fuori, però dobbiamo sacrificarci. Martin Luther King è sacrificato, Malcolm X hanno sacrificato per noi. Noi almeno dobbiamo avere coraggio di sacrificare qualcosa per andare avanti e togliere queste problematiche che viviamo oggi. Grazie. E poi, quando saremo finiti, gli workshop, ci ritroveremo per confrontarci, bravo, discutere bravo, insieme bravo, le conclusioni. Ritorniamo qui. Non è ancora finito. Ok.